Diciamo che è stato un anno scolastico particolare perché appunto eravamo tornati a scuola e sembrava che tutto potesse, ecco, filare per il meglio. Siamo stati a casa, è stato un periodo difficile stare a casa perché appunto l'ultimo anno non lo volevamo passare a scuola tra noi compagni perché appunto gli 18 anni si hanno una sola volta. È stato un anno difficile, però almeno la possibilità di fare un esame ecco, che possa mettere in risalto quelle che sono le nostre competenze. Certo, non sono stati fatti gli iscritti, però diciamo che forse è anche più giusto così, visti i 2 anni passati. L'importante è che abbiamo finito, così si ricomincia un nuovo capitolo, si apre un nuovo capitolo della nostra vita, quindi sono contento adesso. Secondo me anche questo metro di esame è giusto, riesce anche a comprendere sia il latino che il greco, riesce a sostituire quella che appunto è la prova di latino e greco, perché abbiamo dovuto fare un elaborato. Poi abbiamo un'analisi del testo di italiano che comunque sostituisce sempre la prova di italiano e poi c'è la terza parte in cui comunque dobbiamo fare i collegamenti, che è praticamente il resto dell'orale, sostituisce come se sostituisse l'orale, quindi alla fine è un po'... Diciamo si sintetizza quello che è tutta la prova, però in realtà si sintetizza tutto in un orale e poi generalmente comunque abbiamo fatto tutte le parti, semplicemente le abbiamo fatte tutte in un'unica prova. Mi sento benissimo e non vedevo l'ora. I professori sono stati disponibili al massimo fino all'ultimo, quindi mi sento di dire che sono soddisfatta. Che prospettiva guardando al futuro? Speriamo intanto che questa situazione comunque del Covid finisca e di riprenderci le nostre vite comunque. Qualcosa che veramente hai desiderato durante questa? Il rapporto e il confronto con i compagni soprattutto, perché quello secondo me è essenziale nella formazione di un ragazzo che inizia dal primo e arriva fino al quinto. Sicuramente è stato un anno scolastico caratterizzato dalla pandemia, ma è stato un anno speciale come tutti quanti, però... Chiaramente l'ultimo anno si chiude un percorso di studi, un percorso di crescita, un percorso di formazione personale a livello anche umano, sociale. E chiudiamo un ciclo di 5 anni con dei compagni fantastici, dei professori all'interno di una bellissima scuola che sicuramente non sarà cancellato da una pandemia che sicuramente ha cambiato questi ultimi 2 anni, ma ci ha anche insegnato tanto, ci ha insegnato... quanto siano importanti i valori che abbiamo capito e compreso in questi 5 anni. Sostanzialmente si tratta della stessa modalità d'esame dell'anno scorso, sono state apportate soltanto pochissime variazioni. L'attività didattica è andata sicuramente avanti e probabilmente noi docenti siamo stati in grado di adattarci alla nuova situazione e anche di sfruttare un po' di più le nuove tecnologie a cui forse qualcuno non era del tutto abituato. Quello che è mancato soprattutto ai ragazzi è stata la socialità, questo indubbiamente, perché anche quando sono stati in presenza i ragazzi hanno dovuto rispettare un protocollo preciso che quindi ha fatto venire meno i contatti fra i ragazzi. Per fare un semplice esempio, i ragazzi hanno dovuto trascorrere l'intervallo, quindi quella che è la ricreazione, dentro le classi fermi al proprio banco. Si sono adattati indubbiamente perché i ragazzi hanno una capacità di adattamento straordinaria, però quello che loro è mancato sono stati quei momenti caratteristici proprio dell'ultimo anno. Non hanno potuto fare il viaggio di istruzione, su cui sicuramente contavano, hanno dovuto rimandare i momenti conviviali. Quello che ho notato è che con grande senso di responsabilità i ragazzi si sono adattati e anche quando nelle ultime settimane è stata data loro la possibilità di vaccinarsi hanno accettato con entusiasmo, proprio perché probabilmente anche loro desiderano ritornare alla vita che avevano prima.